In cambusa, il narcisista ti mette in cambusa. Cosa significa? Che quando hai a che fare con un narcisista, tu praticamente sei una riserva fondamentalmente, no? Dopo un certo periodo, la strategia, oh, Antonio, Mister X è comparso, è tornato Antonio. Una delle tante cose che fanno i narcisisti fondamentalmente è quella di, diciamo, di tenere le persone di riserva. E questo è un punto fondamentale. Tengono le persone di riserva e praticamente le mettono in cambusa, no? Questo è un qualcosa che fa quando diciamo, vuole trovarsi un nuovo approvvigionamento narcisistico, perché il narcisista è un po' come, avete presente le persone che fanno, come si dice, adesso non mi viene in mente il nome, però che raccolgono cose, insomma, gli accumulatori compulsivi di robe, di oggetti, no? Sono quelle persone che se vai a casa loro accumulano, accumulano, accumulano e non buttano via mai niente, no? Quindi sono degli accumulatori compulsivi. Il narcisista ha esattamente questa caratteristica, soltanto che è un accumulatore, salutiamo Deborah, è un accumulatore compulsivo di persone praticamente. Infatti il narcisista non chiude mai le relazioni, non chiude quasi mai definitivamente le relazioni. Le relazioni del narcisista sono cicliche. Io avevo anche strutturato un'equazione analogica per capire la ciclicità. Magari poi questo lo spiegherò nei seminari sul canale Massimo Tremasco, perché è una mia ideazione data da un po'. Però è, diciamo, un'equazione fondamentalmente, no? Che ti fa capire sulla base di alcune variabili più o meno dopo quanto tempo il narcisista ti ricontatterà. Ci sono dei cicli che possono aumentare, possono diminuire, ma comunque prima o poi si rifà vivo. Alcuni addirittura anche dopo 10 anni, 20 anni, cioè hanno dei cicli, fanno dei cicli immensi, talvolta cicli brevi, dipende da tanti fattori, dipende anche un po', diciamo, dalle situazioni contingenti, però diciamo che ci sono dei cicli analogici più o meno precisi. E quindi il narcisista tende ad accumulare, no? Quando una persona viene ghostata, poi fondamentalmente, quando avviene lo scarto, non è che il narcisista sparisce per sempre, no, il narcisista ti tiene in cambusa. Ti tiene in cambusa, cosa vuol dire? Che ti tiene in cantina, ti tiene di riserva. Però ci sono dei segni ben precisi che ti fanno capire quando ci sarà lo scarto, e ci sono anche dei segni ben precisi che ti fanno capire quando il narcisista ti ricontatta. Ora, qui l'errore più comune che fanno le persone, che sono ancora innamorate del narcisista è quello di dire: ah, adesso aspetto che mi ricerchi, così poi mi vendico, così poi gli faccio capire. Così poi vi faccio capire, sepolti in casa. Ecco, il narcisista più o meno fa così: è sepolto in casa, ma seppellisce in casa le altre persone, fondamentalmente. Quindi, ad esempio, quando è che ci sono dei segni che preannunciano, ad esempio, il ghosting? Perché nella fase iniziale il narcisista ha una svalutazione intermittente, non ti svaluta costantemente. Prima di effettuare il ghosting, cioè la sparizione, fondamentalmente, quello che viene definito ghosting o scarto, il narcisista inizia una svalutazione costante. Quindi il segno della svalutazione costante è uno dei segni più evidenti, se vogliamo, che il narcisista sta per effettuare quello che viene chiamato ghosting. Questa tecnica della svalutazione, in questo caso costante, viene utilizzata per minare fortemente la tua autostima. Per minare la tua autostima e per farti di conseguenza sentire inferiore, in modo tale che tu diventi sempre più dipendente. Salutiamo Pippoli, in modo tale che tu diventi sempre più dipendente da loro per l'approvazione e il sostegno. Quindi il passaggio, diciamo, da una svalutazione intermittente a una svalutazione costante indica che successivamente ci sarà ghosting. Diciamo che il ghosting, cioè la sparizione, talvolta può essere, come dire, sostituita da che cosa? Dal gaslighting, quando il narcisista può avere un interesse materiale logico. Ad esempio, se il narcisista volesse farsi,
come so, ottenere dei soldi, delle cose, insomma, allora, soprattutto se ad esempio tu sei sposata con un narcisista, cercherà di svalidarti, di squalificarti, utilizzando proprio la pratica del gaslighting, che è una forma di manipolazione psicologica in cui il narcisista distorce praticamente la realtà per farti dubitare, ad esempio, dei tuoi pensieri, dei tuoi ricordi, delle tue percezioni. E questo può includere, diciamo, anche la negazione di eventi, può includere la creazione, ad esempio, di false narrazioni e l'accusa di essere troppo sensibile o addirittura l'accusa di essere una persona paranoica. L'obiettivo in questo caso è quello di farti sentire insicura o insicuro in modo che tu perda fiducia in te stessa e diventi più controllabile. Per ottenere una manipolazione, sì, un vecchio film degli anni 40, si chiamava proprio Gaslighting, si chiamava proprio Gaslighting ed era un vecchio film degli anni 40 da cui che nasce però da una rappresentazione teatrale. L'originale era una rappresentazione teatrale. Ah beh, poi non so se c'è non ti fidare le tue emozioni, vabbè, magari allora, però quell'originale degli anni 40 si chiama proprio Gaslighting. Perché il marito, diciamo, abbassava il gas, lighting e luce e gas, no? Abbassava il gas, la luce, spegneva, accendeva. Comunque sia, quindi, però diciamo che di solito il gaslighting viene messo in atto quando hanno voglia di ottenere un risultato tangibile, ad esempio dei soldi fondamentalmente. Il narcisista quando ti vuole ciucciare dei soldi, cercherà di utilizzare proprio il gaslighting per poi svalidarti, ma altrimenti, diciamo, non è detto che metti in atto il gaslighting. Di solito c'è questo passaggio da svalutazione costante, poi da svalutazione intermittente, si può passare al gaslighting qualora il narcisista volesse manipolarti da un punto di vista economico. Invece si passa a una svalutazione costante, cioè ti svaluta costantemente, sempre, qualunque cosa tu faccia, quando vuole passare a una chiusura della relazione, cioè quando vuole passare praticamente a eliminare, a lasciarti fondamentalmente. Prima di lasciarti, spesso, questo capita abbastanza spesso, cerca di, ed è un altro segno che comunque sta per giungere lo scarto, è l'isolamento, no? Un altro segno di isolamento, il narcisista cercherà in questo caso prima di scartarti di isolarti. Per quale motivo? Perché sa benissimo che se tu continui a mantenere dei legami con degli amici o con delle persone, con dei familiari, con altre persone di supporto, questo potrà portarti, diciamo, potrà portarti ad avere una visione corretta della realtà. Invece il narcisista quello che vuole ottenere è che tu non abbia una corretta visione della realtà, perché il narcisista sa benissimo che se tu hai una corretta visione della realtà, praticamente non hai possibilità fondamentalmente di viverti al meglio la relazione. Quindi questo è un altro punto fondamentale. Quindi l'isolamento ti renderà più dipendente dal narcisista. E soprattutto quando il narcisista ti scarterà, tu ti coinvolgerai ancora di più perché essendo isolato, non avendo un riferimento, non avendo qualcuno che ti dice ma mandalo a fanculo, ma levatelo dai coglioni, ma che cazzo te ne frega di un cretino simile? E allora tu tenderai, diciamo, a ricercare, tenderai a rivolerlo, tenderai a, diciamo, a voler ritrovare, no, questa situazione, questa persona. Quindi poi ovviamente anche la manipolazione emotiva è comunque una tattica comune usata dai narcisisti per controllare e per distruggere fondamentalmente. Questo include ovviamente di colpevolizzarti ingiustamente, usare il silenzio come punizione, esplosioni di rabbia. Talvolta il narcisista ha delle esplosioni di rabbia che hanno per farti sentire in colpa, per farti sentire intimidito, perché ovviamente il narcisista non vuole avere delle persone forti, non vuole avere a che fare con persone che sono forti, con persone che sono centrate, con persone che sono equilibrate.
Il narcisista non vuole assolutamente mantenere, diciamo, situazioni di questo genere. Per questo motivo, è proprio per questo motivo che il narcisista mette in atto strategie di questo genere. Insomma, talvolta può arrivare nei casi peggiori quando si ha a che fare con narcisisti anche un po' aggressivi a minacce e intimidazioni. E talvolta il narcisista, salutiamo la nostra Rosy, la donna Montecarliera. Ricordiamo che la nostra Rosy ha ville su villa a Monte Carlo e presto ci inviterà tutti a Monte Carlo da Rosy. Quindi le minacce e le intimidazioni sono chiari segni che un narcisista sta cercando di distruggerti. Queste possono essere minacce esplicite, minacce di violenza fisica, minacce di distruzione della tua reputazione, e questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Quindi il narcisista utilizza queste situazioni, anche il sabotaggio. Perché anche il sabotaggio, come fa a sabotarti il narcisista? Beh, attraverso, diciamo, cercando di sabotare i tuoi successi personali, cercando di distruggerti, salutiamo la nostra Chiaretta Palma, ah no, era già presente, cercando di distruggerti. Questo include, diciamo, delle azioni che poi sono, come dire, cercherà il narcisista di sabotare. Ad esempio, se tu hai le tue opportunità lavorative, cercherà di sabotare le tue opportunità lavorative, cercherà di mettere in giro falsità su di te, cercherà di danneggiare la tua reputazione. E il narcisista tutto sommato vuole che tu fallisca, perché questa è un po' l'ambiguità del narcisista, no? Perché il massimo del narcisista sarebbe, come dire, sedurre una persona di valore, però poi si rende conto che non può sedurre una persona di valore, non ha possibilità di sedurre una persona di valore, non ha possibilità di sedurre, ah, a casa sulla palma, ah già, Pippoli, ora è a casa sulla palma, ah già, è vero, poi sono andato a vedere la chat, ho visto che Pippoli ha proposto un'uscita a quattro, lui è con me, è con la Chiara e con Sissi, però a me quello scorpione, diciamo, come si dice, mi dà la vecchia, com'è sta scelta, Pippoli? Che a me mi dai la vecchia e tu ti prendi la giovane bella Chiara e a me mi lasci la vecchia e non va bene, è così, cioè non va mica bene così, Pippoli, che mi lasci la vecchia a me lasci la vecchia, Pippoli, lasci la vecchia a me, pensa a te, adesso è a casa sulla palma, bello tranquillo, e vabbè, a me lascia la vecchia, a me lascia la vecchia. Comunque, dobbiamo tenere presente questo, che il sabotaggio, diciamo, diretto dei suoi successi personali o professionali, diciamo, dei tuoi successi, è un segno che il narcisista sta cercando di distruggerti, no? Questo può includere delle azioni come ad esempio sminuirti davanti agli altri. Ecco, il narcisista cerca anch'io su vedi, è già fatto ormai, anch'io so cucinare. Il narcisista cerca in qualche modo di mettere in giro falsità su di te per danneggiare la sua reputazione. Il narcisista, diciamo, come dire, vuole danneggiare la tua reputazione, vuole che tu fallisca in modo da poterti controllare meglio, in modo da poter mantenere, diciamo, la sua superiorità, no? Quindi riconoscere questi segni è il primo passo, no, per proteggerti da un narcisista. È importante cercare, diciamo, supporto per non, soprattutto non farsi isolare, no? Perché se ti fai isolare praticamente sei finito fondamentalmente, no? La salutazione costante è il primo segno. Però tieni presente che le critiche che tu devi rendertene conto, e tanto poi devi tenere presente che nel momento in cui si allontana, tu devi sfruttare questo momento per rigirargli la frittata. Come fai a rigirargli la frittata? Quando il narcisista si allontana e ti mette in cambusa, no? Perché lui si allontana e pensa di tenerti in cambusa, tu devi a quel punto lì dare un taglio netto, devi dare subito un taglio netto, no? Il narcisista
come ti svaluterà? Intanto tieni presente che inizialmente le critiche saranno velate, non è che inizia subito a dirti critiche pesanti, no? Inizierà con commenti apparentemente innocui, ma sono commenti che sono comunque, se lo chiamo pink, sono commenti che sono comunque carichi di disprezzo, sembrano innocui, ma in realtà non sono innocui, no? Dirà delle frasi del tipo, certo che forse dovresti lasciarlo e questo lavoro, perché non sei mica capace. Perché lui cercherà di sabotarti, no? Cercherà di farti perdere il lavoro, cercherà di dirti no, ma lascialo questo lavoro, non sei mica capace, oppure non sei mai stata brava a fare questo. Quindi da un lato cercherà di fare delle critiche per spingerti a farti perdere il lavoro, ad esempio, a farti lasciare un lavoro, perché il narcisista cerca molto di utilizzare, diciamo così, il lavoro, cioè il non avere tu la possibilità di lavorare, perché se riesci a fare questo, praticamente tu risulteresti, come possiamo dire, più bisognosa fondamentalmente, no? Quindi, prima cosa, attraverso critiche velate ti darà consigli estremamente negativi e nefasti. Abbiamo la nostra Rosy, la donna Montecarliera, ricordiamo che la nostra Rosy presto sarà nella villa di Monte Carlo e ci manderà tutto un set fotografico. Faremo un set fotografico con la nostra Rosy nella villa di Monte Carlo. E poi, diciamo, ti manderà dei commenti, anche dei commenti leggeri, ma sempre carichi di negatività. Cercherà di sminuire i tuoi successi, no? Ad esempio, dicendo che non sono un granché, e vabbè, ma cosa ci vuole? Oh, sia che tu studi, sia che tu fai questo, diciamo, no, cercherà di sminuirti, e beh, è facile il tuo posto qua, là, su, giù. Ti farà, userà moltissima, ecco, una tattica che utilizza moltissimo il narcisista, che devi prendere in considerazione la comparazione fallimentare, cioè cercherà di farti passare per una persona, diciamo, negativa rispetto alle altre. Quindi dei confronti sfavorevoli. E poi, in ultimo, l'umiliazione pubblica, cercando di fare dei commenti sprezzanti, dei commenti ridicolizzanti davanti ad altre persone per farti sentire umiliato. Fondamentalmente cerca l'umiliazione. E questo è un punto, fondamentale, no? Noi dobbiamo tenere presente questo. Quindi, abbiamo gli effetti, diciamo, di questa svalutazione costante, possono avere, se tu ti lasci prendere, un impatto, diciamo, devastante sulla tua autostima e sulla tua autopercezione, quindi inizi a dubitare delle tue capacità e del tuo valore e inizi a, diciamo, a delegare il narcisista tutto. Certo che vi invito, eh sì, ma non è che ci devi invitare nella prossima vita, Rosy. Non è che ci devi invitare nella prossima vita, invitaci la settimana prossima, tra 2 settimane, tre, cioè non invitarci nella prossima vita, vogliamo subito venire nella Villa Monte Carlo. Io faccio subito, farò subito una diretta da Monte Carlo, dalla casa di Rosy, io farò subito una diretta dalla tua casa di Monte Carlo, Rosy, così la sponsorizziamo, diciamo. Non aspettare la prossima vita a invitarci, nel giro di un mese invitaci, così noi veniamo, almeno io vengo, parola, mi inviti nella tua casa in Monte Carlo, vengo, faccio subito 2 o 3 live, cioè facciamo. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale, non dobbiamo riconoscere, la svalutazione costante per quello che è. Cioè una tattica manipolativa, è fondamentale per interrompere questo ciclo, diciamo, ci sono alcuni passi che puoi intraprendere, il riconoscimento, la consapevolezza, mantenere il contatto con la realtà, cercare supporto, questo è un punto fondamentale, noi dobbiamo impostare i confini, stabilire e mantenere dei confini chiari per proteggerti dalle tue manipolazioni. Questo è un punto fondamentale. Il gaslighting è una forma subdola e insidiosa di manipolazione psicologica che i narcisisti utilizzano per distorcere la tua percezione,
Questo sono tutti punti fondamentali, no? Quindi, comunque sia, una volta arrivata alla fine, quello che devi fare è tu non stare in cambusa, uscire fuori dalla cambusa, devi uscire fuori dalla cambusa. E alla fine il buon vecchio no contact è la cosa migliore. Ma approfondiremo questi concetti. Adesso vedo che sono già le 19:10, per cui vi do appuntamento alle 19:30 per la classica live. Vi do un po' di cose, vi dico un po' di cose.